dietro le ali del mezzo meccanico e lo starter accende le luci. Andiamo un po' a vedere l'andamento del gioco. In salita la quota della favorita The Eclipse RL adesso paga 2,45, contro favorita Zacapa numero 10 quota di 3,08, poi terza forza Zulander Font quota di 4,23. Ma tutto è pronto, si va in partenza. Quinta corsa di Palermo, è il turno dei puledri in 12 al via, con un favorito piuttosto chiaro, il numero 5 The Eclipse RL, contro favorito il 10 di Zacapa. Si va allo stacco, la macchina va via e vediamo un po' fase di lancio che vede The Eclipse RL, la favorita, schizzare in avanti in errore zitta risaia TRGF, mentre in seconda posizione si sistema un altro dei cavalli più appoggiati, ovvero il numero 2 di Zulander Font. Per linee esterne viene avanti con grande intensità Zolder OP, una delle sorprese della corsa, con lo specialista in puledri Giuseppe Messineo che non pone in dubbio con il suo 2 anni e prova a venire avanti, trovando peraltro la possibilità di sistemarsi a steccato in seconda posizione davanti a Zulander Font. Nel frattempo Antonino Pecoraro cerca di menare il Camperlaia, cerca di rallentare, comunque 46,2 da 1,17 i primi 600 metri, mentre il molto chiacchierato Zulander Font numero 2 viene avanti per linee esterne e prova a far pesare la gara di testa al capofila, mentre anche Zancara Rab con Matteo Di Meo prova a trovare una buona posizione. L'andatura sembra essere calata, vediamo adesso se il passaggio del primo chilometro conferma questa impressione, con The Eclipse RL al comando 1,19, l'errore di The Eclipse RL improvviso dopo un primo chilometro molto comodo, e così si trova in avanti con buon margine peraltro il 2 di Zulander Font nei confronti del 14 di Zolder OP, poi prova ancora a farsi strada Zola e Graal in terza posizione, gli altri un po' più indietro stentano a venire avanti, compresa Zacapa che soltanto adesso si fa spostare, ebbe retta d'arrivo con Nino Cusimano che sembra poter controllare la situazione, ma ci prova Pippo Messineo con Zolder OP, ma il traguardo è lì e non dà più tempo all'attaccante, vince Zulander Font nei confronti di Zolder OP, mentre per il terzo posto probabilmente è stato battuto negli ultimi metri il Zola e Graal. Ora rivedremo, ha vinto comunque Zulander Font, gran bella vittoria, quota di 4,52 i colori del signor Antonino Cusimano, che neanche l'allenatore e il guidatore, buon secondo posto per Zolder OP, mentre la terza piazza viene acciuffata da Zapata Rob, dunque risultato in buona parte a sorpresa, 2,14,9 l'ordine d'arrivo da confermare, trio che sicuramente regalerà una quota molto interessante. Comunichiamo al gentile pubblico che collegandosi su www.tripadvisor.it è possibile lasciare un commento sul nostro ippodromo, specificando quali sono i possibili ulteriori miglioramenti da applicare. Dopo ogni corsa, soltanto i primi 5, recandosi all'info point con il commento pubblicato, potranno ritirare una simpatica maglietta.